Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova prova video recensione dell'Acer Iconia A1 su provacellulari.it. Dopo l'unboxing e un uso di 2-3 giorni intenso, eccomi qui a parlare di questo tablet. Ricordiamo rapidamente le caratteristiche: abbiamo un processore MediaTek Dual Core da 1,2 GHz, poi abbiamo Android Jelly Bean, un schermo da 7,9 pollici 1024x768, 5 megapixel posteriore 0,3 frontali e memoria 8 giga, wifi Bluetooth, peso 410 grammi e batteria da 4960 mAh. Per chi volesse vedere il genere, tutto quanto, lo rimando all'unboxing. Andando a parlare del tablet, io direi di andare subito sul browser perché è quello che noi in genere facciamo di più con un tablet. Andiamo prima su The Verge, che è un sito abbastanza pesante, e vediamo come si comporta il tablet sotto wifi. Si è aperto, direi anche abbastanza rapidamente. Facciamo scroll rapidi. Pinch to zoom, ottimo. Pan, anch'esso molto buono, sul sito che è abbastanza pesante. Possiamo provare ad aprire un link, una pagina, vediamo un po'. Ecco, ci mette magari un attimo di più a caricare, ma rispetto ad altri siti, però devo dire che è molto buono. Possiamo provare ad andare sul nostro sito, provacellulari.it. Vediamo un po' se attiva la chiamo il desktop mode. Credo che sia bloccato. Forse era meglio fargli aprire la pagina e poi dirgli di aprire in desktop mode. Riproviamo. Vabbè, si è aperta, quindi direi che come dovrebbe aprirsi. Questo è il nostro sito. Proviamo ad aprire una pagina. Mi sembra che non ci siano problemi particolari. L'ultima prova sul sito della Gazzetta. Nel frattempo rifacciamo caricare anche The Verge, la Gazzetta, sito desktop, così magari lo stressiamo un pochettino. Beh, devo dire che comunque il tablet è sempre molto fluido. Ecco, qualche leggero impuntamento, piccolo piccolo, prima che finisce a caricare, ma direi nulla di più, è sempre molto fluido, molto buono la navigazione. Ok, per cui sia tutto. Poi andiamo avanti. Vediamo subito le email. Proviamo questa mail che è in HTML. Viene realizzata si è messa in questo modo, viene visualizzata diciamo, la casella email con le mail restanti. Se invece lo mettiamo in quest'altro modo, praticamente viene visualizzata tutta la mail e questo premuto, ok, viene visualizzata tutta la mail e si può fare anche il pinch to zoom e il pinch out, che sono in genere critici, specialmente il pinch out nelle email di Android. Poi, vabbè, Gmail naturalmente funziona bene. Poi, allora, possiamo provare Asphalt, che è un gioco, a vedere anche come praticamente si comporta il. Asphalt si è pregato in modo. Ah, ok, benissimo. Quando invece prima ci ho giocato tranquillamente. Ecco, allora vediamo. Ecco, è partita. Si è deciso a partire. Tocchiamo lo schermo per continuare, facciamo rapidi, dai dai dai. Allora, partita veloce, no, non lo vogliamo giocare, scegli, fermo,
Facciamo gara. Ecco. Allora, sicuramente le prestazioni dello schermo non sono al top, 1024x768, sicuramente il tablet risente un po' di questa scarsa risoluzione, sia quando andiamo a leggere testi, magari dobbiamo fare un po' di zoom sul browser, o comunque quando va a caricare giochi magari pesanti ci mette un po' più di tempo. Però devo dire che ciò nonostante, la giocabilità di questo Asphalt, devo dire che non comporta problemi. Non vedo particolari ritardi o particolari lag, e mi sembra che anche il giroscopio funzioni bene. Ecco, io magari, ecco, l'ho sbagliato, ma comunque non giudicate le mie doti da giocatore. Bene, devo dire che il gioco funziona abbastanza bene. Lasciamo il gioco in background, andiamo avanti, vediamo come si comporta. Allora, andiamo in galleria subito, vediamo un attimo come, perché si è aperta la fotocamera. Quando ho aperto la galleria. Ok, allora andiamo a vedere qualche. Ok, ah, ecco il perché. Perché quando facciamo lo swipe di qua c'è la fotocamera e quindi di conseguenza il tablet apre la fotocamera. Allora andiamo di qui, vediamo prima le foto e poi vediamo il resto. Diciamo subito che le foto non sono mali, anzi, sono abbastanza buone per essere un tablet. Sinceramente siamo abituati a molto molto peggio nei tablet. Infatti la fotocamera 5 megapixel ci permette di fare dei buoni scatti con la luce, naturalmente, perché quando siamo con scarsa luminosità o comunque al buio, sinceramente gli scatti vengono davvero davvero male. Naturalmente non c'è il flash, quindi quello che è, diciamo, la situazione. Poi, allora, questo è un altro scatto che abbiamo fatto con molta luce. Ecco, se andiamo a fare uno zoom molto molto ampio, sinceramente i contorni, magari posso avvicinare, cominciano a, come dire, a un po' a perdere di definizione. Però è pur vero che ecco, per esempio, facciamo uno zoom su questa casa in lontananza, vediamo molto rumore video su questa foto. Però è pur vero che il tablet alla fine lo utilizziamo per le foto davvero raramente, e quindi diciamo che può essere giudicato più che sufficiente questa qualità delle foto. Poi questa invece è un'altra foto, diciamo più una macro, con un po' di sole. Diciamo che è venuta bene, non proprio perfettissima, però comunque buona. Ripeto, buona la luce del sole. Questa è una foto a dei libri, anche questa. Devo dire che comunque le foto vengono abbastanza bene, ripeto, per essere un tablet. Questo invece è un video che abbiamo fatto, e devo dire che anche il video non è venuto male, non è venuto male. Sinceramente, mi aspettavo peggio da questo tablet, visto il costo, 169 € e visto comunque alla fine che in genere i tablet, queste operazioni come foto e video, tendono a metterle un po' nel dimenticatoio, comunque a preferire altre prestazioni. Bene, la batteria. Allora, la batteria devo dire che è davvero ottima. Io l'ho lasciato acceso, non l'ho mai spento da quando praticamente ho fatto l'unboxing. L'ho ricaricato, vabbè, una volta sola perché comunque l'avevo stressato parecchio. Ma devo dire che ho provato a lasciarlo un giorno in stand-by con wifi attaccato, ma solo ricevendo notifiche così colà. Devo dire che ha consumato in un giorno un 15% di batteria. Quindi devo dire che la batteria ha un'ottima risoluzione. Poi possiamo vedere questa particolare configurazione che si chiama appunto Touch Wake Up, che praticamente ci permette di o di sbloccare lo schermo con un tocco di 5 dita e poi sbloccare, oppure quando andiamo nella fotocamera
praticamente ci permette di, facendo così in sostanza, di fare zoom. Così facciamo uno zoom massimo, così facciamo uno zoom minimo. Quindi con entrambi le dita di allargare e chiudere la situazione. Poi vediamo un po', Acer mette TuneIn Radio tra le altre applicazioni, inserisce 7 Digital, 7 Digital che praticamente è uno store per la musica e altre cose. Poi abbiamo giochi, uno store di giochi, l'Acer Weather che è praticamente il meteo, l'Acer Cloud, bisogna registrarsi, ci sarà uno spazio web cloud fornito dall'Acer. Queste sono le cose che fornisce. Ecco, vediamo magari come si comporta la tastiera, proviamo ad andare a scrivere una nuova mail. Devo dire che la tastiera in questo caso non ha problemi. Ora a me, ora ho sbagliato. Comunque, buona tastiera, buona anche magari usata da quest'altro modo, può essere utilizzata anche meglio con due dita. E quindi buona tastiera. La classica di Android, mi sono trovato benissimo, senza nessun problema. Magari vi farei sentire un po' di musica e qualche foto non fatta qui, ma magari di test. Galleria. Eccoci qui. Allora. Questa è una foto realizzata con un'ottima definizione e devo dire che ho visto di meglio su altri dispositivi. Questa devo dire che è una buona immagine, viene realizzata bene. Questo è, diciamo, come viene visto i colori. Mi sembrano un po' magari troppo sbiaditi quelli chiari. Si differenziano forse un po' poco, ma comunque questa è su sfondo bianco per vedere un po' i testi. Devo dire che comunque il tablet si comporta abbastanza bene, i testi sono visibili, certo la scarsa risoluzione alle volte ci deve far fare un po' di zoom per poterli vedere. Queste e poi come vengono visualizzate le immagini con i colori, anche questa. E poi abbiamo i video, praticamente vengono riprodotti tutti quanti i video, anche questo è un video 1080p e viene riprodotto tranquillamente. Sotto la luce diretta del sole il tablet diciamo che si vede abbastanza bene. Non ha alcun tipo di problema. L'unico file che non vengono riprodotti sono anche gli FLV, ma gli MKV non vengono riprodotti, vengono aperti, ma non praticamente si sente niente. Si sentono solo, non vengono riprodotti. Un'ultima cosa, prima di chiudere, vi vorrei far sentire l'audio. Music Folder Play, vediamo se c'è. Ok, ecco, abbiamo un audio. Questo è il massimo, lo speaker è qui. Audio non altissimo. Magari portiamoci due casse quando vogliamo sentire la musica ad alto volume con una buona qualità. Bene, che dire di questo tablet? 169 euro. Per il modello da 8 giga, prezzo che si può trovare da qualsiasi, in qualsiasi parte. Buona tutta diciamo, la situazione, devo dire, il processore è quad-core, prima ho sbagliato, non è un dual-core, scusatemi, è un quad-core della MediaTek, e niente, il tablet mi sembra funzionare in tutte le sue particolarità, mi sembra che sia ben assemblato e per 169 euro devo dire che anche uno schermo così grande da 8 pollici può essere buono. Certo, la risoluzione forse è un po' il suo limite. Ciao a tutti e ci vediamo su questo canale e su provacellulari.it.